Che cos'è il servo? Anzi, diciamo meglio, che cos'è il Signore? Il Signore è colui che non ha avuto paura. Cioè, il Signore è colui che nella lotta a morte fra le due autocoscienze, che si incontrano e la prima cosa che fanno, vogliono il riconoscimento reciproco e cercano l'un l'altro di piegarsi, minacciandosi di morte. O mi obbedisci o ti uccido. Ecco, il Signore vince perché non ha avuto paura. Bene, non ha avuto paura, vince, esce dalla storia. Questo è fenomenale. Esce dalla storia, cioè noi non lo incontriamo più. Tutto quello che viene dopo l'ha fatto il servo. Perché? Perché il servo ha avuto paura. E perché ha avuto paura? Che cosa vuol dire che ha avuto paura? Ha avuto paura della morte, Signora assoluta, cioè è stato capace di portare dentro di sé l'infinito. Si è confrontato, si è appropriato di una dimensione che lo trascende. Il servo è capace di infinito. All'inizio non lo sa. All'inizio deve soltanto lavorare. Però, diciamo così, il seme dell'infinito cresce dentro di lui. Lui cresce col lavoro e a un certo punto smette di essere servo, perché riconosce la propria grandezza, la propria signoria, che è vera, che si è prodotta attraverso il lavoro. Per cui abbiamo paura, paura della morte in questo caso, paura, lavoro e costruzione del sé attraverso il lavoro e costruzione di un sé capace di insignorirsi del mondo. Solo che questo insignorimento del mondo, che sarebbe l'età moderna, è sempre a rischio di essere un insignorimento parziale, cioè di essere un insignorimento razionalistico, ad operare la ragione in senso strumentale per assicurarsi. Questo è il grande rischio del servo, che voglia esorcizzare la paura. Per cui voi vedete, l'età moderna è l'età costruita dai servi. Attenzione, i servi sono i borghesi, non è altro che questo, cioè uno che lavora, che hanno sempre l'istinto della sicurezza. Questo istinto è il problema. È da quell'istinto che nasce Hobbes, è da quell'istinto che nasce il liberalismo, è da quell'istinto che trova la sua negazione nel terrore. La massima richiesta di sicurezza diventa la massima insicurezza.